Mister, un altro 3-0 casalingo, un bel modo per chiudere il Tour de Force che vi ha visto spesso in campo in questi ultimi 10 giorni. Sì, come risultato va tutto bene, anche come punteggio in tutti i 3 set li abbiamo staccato subito. Adesso però abbiamo 2 partite molto importanti che riguardano la classifica e anche il livello vero della nostra squadra, perché tutti e 2 sono in trasferta contro 2 squadre, una Ravenna che gioca molto bene dall'inizio stagione e altra Latina che secondo me dall'inizio sulla carta è una squadra abbastanza forte. Quindi dobbiamo preparare molto bene queste 2 settimane e affrontare le partite molto difficili, perché questi sono i nostri veri rivali. Sulla partita di oggi si può dire che il servizio e il muro vi ha aiutato molto, ha girato molto bene. Almeno guardando i punti. Io non ho visto ancora la statistica, non ho visto a muro, mi piacerebbe di vedere altre cose. Soprattutto ancora una volta muro a 2, potevamo fare meglio. La battuta sì, nonostante il fatto che alcune battute float, soprattutto nei momenti che non mi piace, le abbiamo sbagliate, la battuta abbastanza buona. Quella di salto di Nemez nel primo set decisiva per la partita, perché quando ha fatto 3 break consecutivi dopo è difficile che ci fermano. Quindi Nemez oggi ha fatto la differenza con la battuta di sicuro. Mattei ha battuto bene, mi aspetto ancora di più, Lanza anche, la float l'abbiamo sempre buona. Verona è dimenticata? A Verona è stata una partita che abbiamo giocato male. Male? Male perché l'abbiamo preparato anche male, senza allenamenti non giochiamo bene. Quindi preferisco sempre di avere più tempo per preparare delle partite. Adesso pensiamo per i prossimi nostri avversari. Da questo punto di vista però avere una settimana per preparare una sfida con Ravenna vi può aiutare? Certo, di sicuro è meglio, solo che la squadra di Ravenna è una squadra che si è dimostrata subito anche a Piacenza che non è una squadra qualsiasi, quindi sarà una partita veramente importante per noi.